In questa 13ª edizione delle giornate Fai d'autunno proponiamo a Pesaro due edifici meno, diciamo, consueti, quindi la sede della Camera di Commercio dove ci troviamo oggi e la Caserma del Monte. Sono due edifici di epoca razionalista, costruiti negli anni, diciamo, da 30 e 40, ma non sono importanti solamente perché ci danno lo spunto di parlare di questa architettura, di una stagione dei concorsi in cui la maggior parte delle opere pubbliche venivano realizzate tramite bandi. Ci danno anche l'occasione di parlare di quello che avviene all'interno di questi luoghi. Questo è un importante luogo per la nostra società, per i lavoratori, per le aziende, mentre la Caserma del Monte, un luogo che custodisce importanti momenti della nostra storia con il 28esimo Reggimento Pavia, ma che attualmente riveste un compito molto nuovo e importante, che è quello di comunicazione nei teatri operativi. È l'unico reparto in Italia che si occupa di questo e ha l'importante compito di preparare, diciamo, le popolazioni nei teatri operativi al consenso verso le forze multinazionali che vanno per azioni di pace. E avremo anche dei momenti speciali di approfondimento sia sabato che domenica, come possiamo trovare sul nostro programma, perché il programma è molto ricco. Saremo poi ad Urbino, dove apriremo Palazzo Albani nella sua interezza, uno dei più importanti palazzi di Urbino, oggi sede, diciamo, di alcuni degli uffici universitari e di alcune aule universitarie, e potremo visitarlo anche nei piani superiori, normalmente chiusi al pubblico, quindi utilizzati per lavorare come uffici, dove potremo vedere la bellissima decorazione settecentesca per la quale fu chiamato il Vanvitelli e Alessio De Marchis, che si occuparono il primo degli stucchi molto belli e il secondo di medaglioni o pannelli sotto i davanzali che ritraggono dei paesaggi naturalistici molto interessanti. Andremo poi nella Biblioteca San Girolamo, un complesso molto antico che fu nel tempo, chiaramente cambiò diverse destinazioni d'uso, da convento diventò scuola, poi casa circondariale, finché non fu acquisito, dalla università e trasformato in biblioteca. Un esterno molto austero e un interno molto brillante, sempre con stucchi, decorazione settecentesca, ma soprattutto una biblioteca molto ben attrezzata e a disposizione di tutti, per cui basta andare sul sito e iscriversi, essere residenti nelle Marche e si può accedere al prezioso contenuto di questa biblioteca.